diritto di emendamento che si trasforma in abuso e l'accusa mossa dalle forze di maggioranza che siedono sui banchi del Consiglio Comunale di Roseto verso i circa 10.000 emendamenti presentati dal consigliere in forza Fratelli d'Italia Francesco Di Giuseppe. Il capogruppo del partito di Giorgia Meloni aveva attaccato la maggioranza sulle modifiche proposte nel nuovo regolamento del Consiglio Comunale, etichettandole come fortemente lesive dei diritti delle minoranze e mirano ad imbavagliare chi fa opposizione riducendo spazi di democrazia e discussione. La risposta del sindaco Mario Nunes non è tardata ad arrivare. La maggioranza ha voluto stigmatizzare questo atteggiamento e rimandare al mittente anche addirittura accuse dello stesso consigliere che parla di persone asservite a questa maggioranza e parla di atteggiamenti stucchevoli. Credo che qui di stucchevole ci sia solo questo modo di cercare di fare opposizione. Noi saremmo fermi nel nostro modo di fare, ma certamente saremo aperti a tutti gli altri consiglieri che hanno presentato invece emendamenti probabilmente accettabili o comunque l'hanno già dato il loro contributo in sede di conferenze, in sede di commissione. La maggioranza prosegue nel suo percorso. Domani, nel corso del Consiglio Comunale, sarà presentato, come primo punto all'ordine del giorno, il nuovo regolamento dell'assise civica, regolamento adottato nel 2001 e che per la prima volta sarà oggetto di revisione. Un testo sicuramente migliorativo rispetto alle prerogative e diritti dei consiglieri, e siamo andati a aumentare il tempo di intervento concesso appunto ai colleghi consiglieri, abbiamo introdotto una seduta apposita che abbiamo denominato question time, nel quale verranno trattate mensilmente le interpellanze. Le interrogazioni sottoposte alla giunta e al sindaco sia dai consiglieri ma anche da eventuali associazioni. E poi abbiamo introdotto una figura del vicepresidente, oltre che andare a razionalizzare tutta una serie di norme.